Un anno fa a Fano succedeva questo. Questa mattina è stata rinvenuta una bomba d'aereo della Seconda Guerra Mondiale. Queste persone che stanno dentro questi 380 metri dal punto in cui è stato ritrovato l'ordigno devono lasciare le proprie abitazioni, devono andare via. È partita un'operazione che mai prima si era verificata a Fano. Erano le ore 11 del 13 marzo del 2018 quando all'interno del cantiere di Aset sul prolungamento degli scolmatori è stata rinvenuta una bomba da 500 libbre. Ed ecco, siamo nel punto esatto dove quel giorno un operaio con il suo escavatore trovò qui lungo la spiaggia di Sassonia una bomba da 500 libbre che provocò nel giro di poche ore all'evacuazione di 23.000 persone. Dopo i primi controlli all'interno dell'area dei lavori delle forze dell'ordine e in attesa di nuovi ordini dalla prefettura, è stato subito convocato il centro operativo comunale. Solo qualche istante più tardi, dopo le accurate verifiche sull'ordigno bellico, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire: la bomba era stata accidentalmente innescata durante l'estrazione della ghiaia dall'escavatore. La bomba d'aereo MK6 è stata azionata, ma una spoletta ritardata l'avrebbe fatta detonare entro le 144 ore. Da lì il messaggio alla cittadinanza, l'allontanamento di tutti i cittadini nel raggio di 1800 metri dal ritrovamento dell'ordigno. Chi può muoversi a piedi, prenda, faccia le sue cose e esca di casa. Un ricordo ancora vivo nella mente dei fanesi, soprattutto di chi vive a pochi passi dal rinvenimento della bomba. Beh, ci penso ogni tanto, sì, perché dico ne scoprissero un'altra, perché ogni tanto viene fuori, no? Ero sola, mio figlio non c'era, e beh, è passata anche quella. E se scoppiava, addio a tutti i sacrifici di una casa. Vabbè, è stato normale. Ah. Io sono rimasto a casa senza scappare. Ecco. Perché mi sa che era stata una cosa molto allargata. Allargata. Poi se scoppiavano i vetri li andavo a ricomprare. Abbiamo io, è stato il primo ad essere avvisato. Un ragazzo, un poliziotto, è venuto, guarda, che bisogna lasciare per un'oretta la casa. Vabbè, fortuna c'è mia figlia che sta fuori, sta proprio al limite dei 2 chilometri. È impossibile scoppiare. Adesso se sono un po' realistici, adesso il prefetto ha fatto bene, per carità, però insomma, poi 2 chilometri, ma lascia pure, perché 2 chilometri... è un po' lontano. Il 14 marzo l'ordigno è stato trasportato a 2 miglia dalla costa. Trascorse le 144 ore, il 19 marzo i palombari del gruppo subacquei della Marina Militare hanno fatto esplodere al largo la bomba d'aereo MK6. 3, 2, 1... Quel giorno l'intera città ha dimostrato di saper superare anche le situazioni di vera emergenza, ma ora l'unica domanda che i cittadini si stanno facendo è: quanti altri ordigni ci saranno ancora inesplosi in quella zona?